Dai, dai, la Io mi bambina sei sta lì, inizia a sicuro di comprare. fidarti? Dai, vai su. Va. Però non scordarti di entrare a far parte dello stormo di pappagalli cliccando sul pulsante iscriviti e clicca sulla campanella per ricevere così novità del mio canale. Ah, e ovviamente lascia like a questo video. Yahoo! E questo è l'asilo pieno di bambini stupidi e ingenui, pronti, pronti da prendere e portar via, come dicevano. Ah, ma guarda che dei bambini. Oh, ma questo è un biondino, ma sai quanti soldi mi farà questo bambino? Ma chi è questa piccola bella... Tu chi sei? Ah, io... Ciao bambini, io sono il vostro nuovo professore di storia. Come? Ma chi è questo? Non lo so. Bambini, sono il vostro maestro di storia. Ancora dormi. Sei il nostro maestro. Ciao amici. Che è in testa. Senza, ma perché ti metti a dormire così? Perché ero scomodo e quindi ho deciso di appoggiare la testa, che sono troppo intelligente e devo appoggiarla a qualche parte, no? Quindi sopra da qua. Va bene. Dentro tu. Cosa hai detto? Non hai niente. Bambini, state buoni. Scusi, lei chi è? Metti via quella cosa, metti via. Ma chi è lei? Io sono il vostro maestro di storia. Ah, sono venuto qua a farvi una lezione di storia. E la vecchia maestra? La vecchia maestra è dovuta andare... Sta male oggi, sta male. No! Cosa? No! La maestra Isa! Dai! No, mamma! Avrete anche il mio di latte oggi, state tranquilli. Davvero? Di latte! Anche io faccio del latte, anche io faccio il latte buonissimo. Ma da dove esce questo latte? Lo scoprirete solo vivendolo, quindi... oggi vi insegnerò la storia, quindi siete pronti? Andiamo alla lavagna, così vi farò vedere. Sì, la lavagna! Ok! Allora, intanto... Cosa stai facendo te? Sono cieco! Allontanati! Ah, ho capito perché sei cieco. Ah, ok, me l'avevano già detto, perfetto. No! Pensi, perché sei così tanto cieco? Cosa fai il giorno? Ho perso le lenti a contatto! Ah, sono qui sulla barchetta, eccole! Perché tu porti le lenti a contatto? No, però mi piace mettermele. Ho capito. Allora, come si chiama lei, maestro? Io mi chiamo Maestro Friki. Oh, Maestro Friki. E perché Friki? Che significa Friki? Perché Friki vuol dire un po' pazzerello, quindi per oggi mi chiamo Friki. Oh, e quindi è un maestro che ci farà divertire! È un maestro pazzerello! Sì, ci divertiremo studiando, però. È divertente studiare, è bello, istruttivo, ci divertiremo. Non è oggi... kawaii. Cosa ci insegna? Ci insegni oggi... come ricaricare la pistola? No, no, senza! Ok. Questi bambini, va appena li prendo. Ok. Allora, oggi parleremo di storia e della nascita di Herobrine. E quindi parleremo un po' della sua nascita, di come... Chi è Herobrine? È una persona brutta e cattiva. Oh, ma non piacciono le persone brutte e cattive. No, no. Soprattutto quando ti prendono e ti dicono: dammi i tuoi soldi, brutto pezzo di... quella cosa brutta ci esce. Quelli lì sono altre persone più brutte. Herobrine è una persona brutta, ma non... Io mi ho spaventato. No, vieni qua con noi. No, no. Non mi piace questo professore. No, dai, adesso ci insegna storia, Yumi. Guarda Yumi, che è un bel ragazzo il professore, non lo vedi? Ha una faccia così raccomandabile. Guarda come è stato fresh, dai, vieni qua. Va bene. Vedete qua che... Allora. Allora sì, dai, sentetevi ragazzi, così me lo ascoltiamo per bene cosa ha da dire il professore. Ah, intanto Herobrine nacque nel 0 avanti Cristo. Ovviamente vi potrete anche confondere con la nascita di Gesù, però no, è nato Herobrine. Quindi dimenticatevi di Gesù, mettetelo da parte. Herobrine è il nostro... amicone che è nato nel 0 avanti Cristo. Ma non è dopo... cattivo? No, sì, è maestro, cattivo. Maestro, ma quindi si dovrebbe chiamare avanti Herobrine, non più avanti Cristo? Ecco, questa è una bella domanda, però... Oddio, ho fatto una detergente! Viva! Fa sempre così quel bambino lì? Sì, fa sempre così. È caduto da piccolo dal seggiolone. Credo che sia un po' limitato, comunque sì. È uno di quei bambini un po' problematici, immagino. Va bene. Sì. Poi, nell'avanzare degli anni, Herobrine prese sempre più potere e prese sempre più seguaci al suo seguito e fece delle imprese notevoli e interessanti. Oh, tipo?
come uno sterminio di massa. Prende tante belle persone e niente. Ah, cioè, aspetta, ha fatto diventare ricche tante persone? Più o meno sì, possiamo dire così. Però ricche di cosa? Ricche di tante belle cose, tesori, oro, argento. Ragazzi, ho capito un'altra parola, ovvero che sterminio di massa significa riccanza, giusto? Più o meno, potrebbe essere giusto, sì, potrebbe essere corretto. Ottimo! Lui uccide tante persone, ma solo per un motivo... No, devo andare in bagno! Okay. Ti accompagno! No, le bambine non possono andare in bagno con i maschietti. Ma non entro! Ragazzi! È vero! Ok, scusatemi, destra, Friki! Scusami, tu intanto spiega senza Yumi, poi magari ce la dici. Va bene, io pure devo andare in bagno perché mi sta scoppiando! Va bene. Ah, che c'è, Marco? Esbri! Andando avanti. Io ho paura di questo! Stai dicendo un sacco di boiate! Non è vero! Cosa non è vero? Quello che ha detto! Che perché? Ha fatto cose cattive! Me lo spiego mio zio! Davvero? Sì! Ehi, a me puzza questo professore! Da un momento all'altro non c'è più lei, la nostra professoressa! Com'è possibile? Oh, cavolo! Non lo so! Però non credo che lei ha fatto qualcosa! Però... Senti, non dubbio, noi stiamo attenti! E poi avvisiamo anche gli altri! Ok, anche va se bene. Mi sembrerà abbastanza difficile, dato che sei abbastanza preso da questo professore. E anche Yumi. Oh, cavolo. Vabbè, dai. Cerchiamo di fare qualche segnale. Ok, rieccoci. Ciao, scusi. Bentornati. Stavo dando un regalo al professore. Professore, anche questo regalo. Vediamo. Oh, ma che bello. Ma cos'è? Un uomo nero? No, Herobrine! Ah, Herobrine! Oh, Herobrine! Sei un bravissimo studente, vedo che ti applichi. Perché giallo? Perché Herobrine della Cina! Ah, quindi... È Herobrine! Sì, vedi, c'è scritto Made in China dietro. È vero! Vabbè, credo che c'è... Per finire l'argomento di Herobrine, intanto bisogna parlare anche delle sue opere grandissime che ha fatto mediante anche delle docce. Infatti no, lui faceva fare la doccia gratuita alle persone. Era una brava Ma anche le donne? Sì, anche le donne. Che facevano le donne? Però delle docce separate, perché li separava. E le donne facevano delle docce un po' più corte, perché insomma le donne non è che... Cosa le donne? Le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini, insomma. Come no? Ma no, ragazzi, ma no. Non mi piace questo elemento. Ma la mamma mi ha sempre detto che bisogna rispettare le ragazze. I nostri principi. Non dobbiamo toccarle. Le donne non vanno rispettate, bisogna toccarle solo col prosciutto, perché loro piace fare i panini. E il prosciutto è quello. Questo professore non mi piace. È strano, abbastanza strano. Per oggi va bene così, abbiamo studiato sufficientemente. Ok. Andiamo a divertirci. Uscite. L'aria fresca. Spray. Ho paura. Guarda quel furgone, quanto altalena, è brutto. Altalena. Oh mio Dio. Io ho paura. Altalena. Che facciamo? Non lo so. Altalena. È abbastanza strano. Sembra uno di quei furgoni che prendono per rubare i bambini. Allora, distraggalo. Vedo che c'è dentro. Ok, Antonella. Attento, Sense, non farti male. Sto saltando l'altalena. Ehi, signore, venga qua un attimo. Venga anch'io. Mi può spiegare cosa è successo precisamente alla professoressa? La professoressa purtroppo è stata dovuta mettere in ricovero. Perché un uomo per sbaglio l'ha infilzata con qualcosa, non si sa bene cosa. Sì, l'ha infilzata e dopo hanno trovato un essere dentro la sua pancia, quindi... E quando tornerà? Non si sa, al più presto speriamo, perché insomma... Lei fa la messa e deve insegnare ai bambini. Lei all'inizio dell'ora mi ha detto che mi avrebbe dato del latte. Dai, bambini, ma io ancora non ho visto nessun latte. Latte. Ecco, tieni, bevi questo latte che ti fa bene, ti fa diventare grande. Aspetti, cavolo. Tutto, bravissimo. Senza, stai bene?
Questo non è latte. Lei al posto del cuore è un bidone dell'immondizia. Ma no, ma cosa stai dicendo? Io me ne vado. Oh mio Dio, perché Senza ha cambiato voce? Senza, ma che cavolo? Ma perché parla in questa maniera? Non è che ha la febbre? Ho trovato una cosa troppo brutta. Cosa? Dai bambini, state tranquilli, dai, adesso vi porto a casa, dai, andiamo, vi accompagno tutti a casa. No, dai, venite. Ma ragazzi, non c'entrate, venite. Va bene, dai, andiamo. Dai, vieni, aspetta, vieni furgone, ti accompagno a casa dalla mamma, dai, andiamo. Ok, sì, andiamo. Dai, bambina, Yami, sei sicura di fidarti? Dai, vai su. Ah!